Partiamo da lei, Centrale Enel. L'ipotesi Cardone, candidato a sindaco Antoniotti. La carezza si pone in maniera, diciamo, diplomatica o dice no in maniera prioristica? Su questo io penso che ci sia una convergenza di idee, ci siamo già confrontati l'altro giorno in televisione. Noi di centrodestra stiamo dicendo che il confronto bisogna averlo con l'Enel, bisogna interloquire immediatamente con l'Enel, perché purtroppo per 5 anni c'è stata assolutamente una paralisi totale, non ci si è confrontati con l'Enel. Quello che diciamo è quello di un confronto immediato, eventualmente un'alternativa al carbone. Dobbiamo tenere presente quelli che sono gli strumenti approvati alla Regione Calabria sul piano energetico regionale, il piano territoriale di coordinamento provinciale, le delibere dei consigli comunali, insomma è su questo che tracciamo una base, è su questa base che dobbiamo muoverci e partire per un percorso futuro. Certamente avremo la capacità di interloquire con i vertici, così come l'abbiamo avuta in passato, con i vertici dell'Enel, con l'amministratore delegato dell'Enel che si è confrontato a Rossano, con la società civile, con il Quindi consiglio carbone comunale. sì, no o ni, secondo Antonio. Carbone, in questo momento le dico che ci sono strumenti che dicono assolutamente no al carbone. Noi dovremmo avere un confronto con l'Enel per energia alternativa, per Ma se l'Enel eventualmente. dovesse convincerla sul carbone, che Ma cos'è? l'Enel con i progetti Con che le presenta, sue io penso che ragioni. già ci siamo, noi ci siamo già sia nel 2005 da amministrazione comunale, quindi da maggioranza, ci siamo espressi insieme alla maggioranza di oggi negli ultimi consigli comunali congiunti con Rossano Corigliano, dove abbiamo detto no al carbone, quindi non penso che ci Giusto dobbiamo. chiedere una cosa, in tutti questi anni l'Enel ha sempre detto che comunque nel loro piano aziendale l'unico progetto esistente per la centrale di Rossano è quello al carbone. Quindi perché pensate che possa cambiare qualcosa adesso? Ma io penso che ci debba essere la capacità di confrontarsi con l'Enel anche a muso duro e trovare un'alternativa, perché purtroppo l'alternativa in questi 5 anni non si è trovata perché ci è mancato un dialogo con i vertici dell'Enel. Io penso che con un maggior dialogo, confrontandosi anche con le parti sindacali, con la società civile, con i vertici dell'Enel, possiamo sicuramente L'opzione più raggiungere un congeniale accordo. per lei quale sarebbe? L'opzione più Ma io ritengo congeniale. che ci sia tanta oggi la possibilità di un combustibile alternativo al carbone, perché c'è energia solare, c'è l'idrogeno, c'è biomassa, insomma possiamo eventualmente affrontare quello che deve Cioè, tutto essere, tranne il carbone. quella che Sono anche può quelli essere compresi nel un'alternativa al carbone. progetto Enel di Franco misura Menzano. minore rispetto al carbone. Questa della centrale dell'Enel è un po' un problema, un nodo, Sintesi, perché sì, un nodo vogliamo toccare grosso per una la serie città di di argomenti. Rossano. Al di là di, io saluto con favore la posizione, che non è nuova, per la verità ha ragione, si è espressa anche pubblicamente del centrodestra, ma però c'è un problema, che l'avvio della discussione del dibattito a Rossano è stato creato da una conferenza che ha fatto la passata amministrazione di centrodestra, Ha San detto che è Marco, contraria, ricordi? quindi ha detto che è contraria. Noi Pensato. siamo ovviamente contrari a priori per quanto riguarda il carbone. Siamo però nella necessità di dover affermare che la centrale Enel è un luogo di produzione nel territorio di Rossano che noi vogliamo mantenere e rispettare, dando però le giuste competenze prerogative sia alla politica sia al territorio che all'Enel. L'Enel deve smetterla di pensare di essere una lobby che colonizza il nostro territorio e deve scendere alla pari, e se non lo fa di propria volontà, imponendo progetto d'altro, io penso che un'amministrazione seria che vuole salvaguardare il proprio territorio costringerà Avete un progetto l'Enel a alternativo? discutere. Sì, Tipo? abbiamo un progetto. Alternativo, quali ipotesi di riconversione? Progetto alternativo non lo dobbiamo avere noi. Noi non siamo la scienza e non siamo nemmeno il produttore di energie. Noi siamo il territorio Non so, un che ciclo chiediamo di combinato, non lo rispettare. so, che tipo di Ma, non lo insediamento ma potrebbe. perché lo dobbiamo offrire? Non lo dobbiamo offrire noi. Il Solo no carbone al lo offriamo noi. carbone. Noi Solo no al diciamo che carbone. l'Enel va messa nelle condizioni di ammodernare la centrale, utilizzando quelle che sono le tecnologie oggi esistenti che rispettano il territorio.
territorio, che non violentano il territorio e che mantengono intatte quelle che sono le prerogative di sviluppo del nostro territorio, Gian che sono anche di tipo agricolo e di tipo turistico. Gian Piero Calabro, quando si mette mano al discorso della centrale Enel, si mette mano anche al discorso, diciamo, di poteri, sotterfugi, ombre, sospetti e così via. Rispetto al discorso dell'ipotesi di riconversione a carbone, lei? Ma io ritengo innanzitutto che il problema della centrale Enel non sia un problema solo rossanese e quindi della città di Rossano, ma sia un problema territoriale. In questo momento noi abbiamo anche il dovere di rispettare alcune delibere istituzionali dal comune alla regione e alla provincia, per cui non stiamo dicendo nulla quando diciamo no al carbone. Però attenzione, l'Enel è una risorsa ed è stata una risorsa per Rossano. Rossano diciamo così, ha avuto uno sviluppo economico e anche sociale proprio nel momento in cui è arrivata la centrale, che ha, come dire, quasi industrializzato, urbanizzato tutto lo scalo e quindi è anche portando sviluppo ed economia, a mio parere. Quindi demonizzare la centrale facendo appunto una sorta di criminalizzazione mi sembra eccessivo, soprattutto perché c'è un rispetto anche verso chi ha lavorato e chi ha avuto dalla centrale Enel, diciamo, la possibilità di una vita economicamente dignitosa. La mia proposta è molto semplice. Io non credo che i politici possano sopperire a quelle che sono le ricerche scientifiche. Quando si parla di energia alternativa, io ho avuto già da oggi l'assicurazione da parte di colleghi, diciamo così, esperti, scienziati, ricercatori sul tema dell'energia alternativa per poter affrontare il problema e quindi fare una controproposta all'Enel. È chiaro che l'Enel è un colosso economico che ha esigenze ovviamente finanziarie. È chiaro che dirà il carbone, perché in questo momento il carbone è a basso costo. E qua della controproposta. È più conveniente. Ed è più conveniente sul piano economico, che anche perché, attenzione, in una politica in una dimensione geopolitica, le fonti energetiche dell'Africa sono messe in dubbio dal momento in cui c'è una fibrillazione sociale e politica. E quindi in questo momento il carbone che proviene dall'Europa orientale è una fonte energetica più sicura. Quindi c'è una questione anche di salvaguardia della sicurezza nazionale. Non stiamo scherzando. Allora, per dire diciamo no al carbone e diciamo sì invece ad una fonte alternativa che sia compatibile però con il destino del territorio. Se il destino del territorio deve essere agricolo turistico, è chiaro che la fonte alternativa non può andare a contrastare o a confliggere con questo interesse. Quale fonte alternativa? Personalmente, qual è il destino del territorio? Benissimo, questa è la vera domanda. Io vorrei capire, Rossano, che cosa vuole fare da grande? Perché io ho avuto l'impressione in tutti questi anni, me lo devono consentire gli amici, che Rossano si è guardato l'ombelico, pensando di essere al centro di tutto, la capitale delle capitali, enfatizzando praticamente storia, memoria, tradizione, eccetera. Ma poi se uno dice, ma che cos'è Rossano? Che cosa vuole Rossano? Essere la Stalingrado o essere Mirafiore? Oppure essere, diciamo così, il giardino Naxos o qualcos'altro? E questo lo vorrei capire. E non si può essere la città di tutto. Si deve essere la città di... Dobbiamo scegliere questa identità.